Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi faremo un tutorial in croquet e andremo a realizzare questi orecchini. Adesso andremo a vedere il materiale che ci serve e poi andremo a realizzare il tutorial. Il materiale che vi serve per realizzare questi orecchini sono dei cristalli da 8 mm, due monachelle, tre uncinetti, uno da 0,5 mm, l'altro da 1,50 mm e l'altro da 2,5 mm. Vi serve, utilizzeremo del filato, in questo caso utilizzerò del filato cotone 100%, filo di Scozia e si chiama Delfino, e il numero è il numero 5. Per realizzare un paio di orecchini vi occorrono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vi servono 9, quindi per realizzare due orecchini vi servono 18 cristalli da 8 mm. Iniziamo il progetto. Andiamo a realizzare un nodino. Una, due, tre, quattro, cinque, sei catenelle. Prendiamo il cristallo e lo chiudiamo con una catenella. Adesso eseguiamo 6 catenelle. Una, due, tre, 4, 5, 6. Chiudiamo il cerchio mettendo il cristallo in mezzo. Entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, lo mettiamo sull'uncinetto, entriamo in entrambi i punti. Così abbiamo chiuso il cerchio. Una catenella, entriamo nel cerchio e andiamo ad eseguire 6 catenelle, 6 punti bassi. Abbiamo eseguito 5 punti bassi, il sesto punto basso, entriamo nel cristallo, eseguiamo il sesto punto basso in questo modo. Adesso andiamo ad eseguire altri 6 punti bassi. Entriamo di nuovo nel cristallo e andiamo ad eseguire il settimo punto basso. L'ottavo, nono, decimo punto basso, undicesimo e dodicesimo. Vedete, prendiamo sempre il cristallo in mezzo. Chiudiamo il cerchio con un punto bassissimo. Entriamo nel primo punto. Prendiamo il filo, usciamo e rientriamo. Così abbiamo chiuso il lavoro. Adesso andiamo avanti in questo modo. Una catenella, rientriamo di nuovo in mezzo e andiamo ad eseguire 12 punti bassi. In questo modo. Tiriamo sul filo, prendiamo il filo e chiudiamo. Entriamo, prendiamo il filo, portiamo sopra e chiudiamo. Ne facciamo 12.
Abbiamo fatto 12 punti. Adesso entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo e chiudiamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare avanti e andiamo ad eseguire questi modulini. 3 catenelle, che sarebbe il primo punto alto, una catenella, prendiamo un cristallo. Lo posizioniamo in parte e lo chiudiamo con una catenella. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo in parte, lo chiudiamo con una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, prendiamo il cristallo, lo posizioniamo in parte, lo chiudiamo con una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e chiudiamo con un punto alto. Andiamo avanti così per tutto il giro. Devono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modulini devono uscire. E ci troviamo in fondo al giro. Adesso chiudiamo il giro. Contiamo 1, 2, 3. Entriamo nella terza catenella. Prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso andiamo ad eseguire questa lavorazione. Entriamo nell'arco, eseguiamo un punto basso, 2 catenelle, che sarebbe il primo punto alto. Un secondo punto alto e un terzo punto alto prendendo dentro il cristallino. Facendo in questa maniera il cristallino non si muove. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Il primo punto alto lo facciamo entrando in mezzo al cristallino. Abbiamo fatto un punto alto, adesso andiamo a farne altri due, per un totale di 3 punti alti. In questo modo mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Il terzo punto alto lo andremo ad eseguire entrando in mezzo al cristallino, entrando qui. Tre catenelle, tre punti alti entrando nello stesso arco. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire tre punti alti. Il terzo punto alto lo andiamo ad eseguire entrando in mezzo al cristallino. 3 catenelle, 3 punti alti entrando nello stesso arco. In questo modo andiamo avanti così per tutto il giro.
in questo modo e ci troviamo qui in fondo. Adesso chiudiamo il giro. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Adesso andiamo avanti in questo modo. Una catenella, nello stesso punto, un punto basso, nel punto successivo un punto basso, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire 3 punti bassi, un punto pipiolino, un punto basso, 3 catenelle, con l'uncinetto entriamo nei primi due punti, abbiamo 3 punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in entrambi i 3 punti. 3 punti bassi entrando nello stesso arco. Adesso andiamo avanti, per ogni punto alto andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nell'arco, eseguiamo 3 punti bassi, un pipiolino, un punto basso, 3 catenelle, entriamo con l'uncinetto nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto, chiudiamo tutti e 3 punti, 3 punti bassi entrando nello stesso punto, nello stesso arco. In questo modo sta iniziando a realizzare tutte le punte. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire un punto basso sopra ad ogni punto alto fatto prima. Entriamo nell'arco. 3 punti bassi, un pipiolino, un punto basso, 3 catenelle. Con l'uncinetto entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutti e 3 i punti. Entriamo nello stesso arco e eseguiamo 3 punti bassi. Adesso continuiamo su ogni punto alto fatto prima, un punto basso. E andiamo avanti così per tutto il giro. Adesso abbiamo terminato il giro. Andiamo ad inserire la monachella e utilizzeremo l'uncinetto da 5 mm, no, l'uncinetto, scusate, quello da 1,50. La lavorazione, questo è il davanti, quindi la monachella deve entrare qui così, perché qua poi va agganciato l'orecchio. Facciamo in questo modo. Togliamo questo. Mettiamo quello più sottile. Inseriamo l'uncinetto nel gancino e lo posizioniamo proprio qui. Mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo nel gancio del. Entriamo nella monachella. E nel punto mettiamo il filo sull'uncinetto e eseguiamo una catenella, così abbiamo bloccato la monachella. Adesso rientriamo nella monachella e rientriamo di nuovo, prendiamo il filo e chiudiamo la monachella con il punto, una catenella. In questo modo abbiamo così chiuso la monachella. Adesso andremo a bloccarlo. Entriamo nel primo punto, eseguiamo un punto basso. Entriamo nel secondo punto, un punto bassissimo.
Abbiamo bloccato tutto, adesso chiudiamo il lavoro. Una catenella e tagliamo il filo. Tiriamo fuori il filo e lo andiamo a bloccare. Prendiamo anche questo uncinetto. Così già è bloccato, perché come potete vedere la monachella inserita è bloccato, ma adesso lo blocchiamo meglio. Entriamo nel punto, prendiamo il filo e tiriamo. Così abbiamo chiuso nella parte del rovescio. Tagliamo il filo e il lavoro è terminato. E questi sono gli orecchini che abbiamo realizzato e li trovo molto carini. Potete fare in qualsiasi colore, anche con colori sfumati e molto estivi. Il tutorial è così terminato. Ciao al prossimo video!